Beffa di metà 800, falsi reperti archeologici di uno scavo a Giardini Naxos in mostra al Salinas di Palermo. Un'esposizione particolare al Museo Salinas di Palermo, sono dei pezzi falsi, rispolverati, custoditi prima nei magazzini e adesso messi in mostra. Tiziana Martorana. Li hanno definiti i reperti impresentabili del Museo Archeologico Salinas a Palermo. Un'originale esposizione per la prima volta mette in mostra una collezione bizzarra finora custodita nei magazzini. Falsi, frutto di una fittizia campagna di scavi che risale a metà 800. Da Giardini Naxos hanno fatto il giro d'Europa, protagonisti di quel mercato internazionale di antichità che spesso ha visto convivere appassionati a caccia di rarità, studiosi e truffatori pronti a tutto. Oltre un centinaio di pezzi acquistati come opere frutto della popolazione indigena dell'isola. In mostra ce ne sono una decina. Abbiamo deciso di tenerla fino a domenica prossima, considerando anche il fatto che venerdì, sabato e domenica il museo resta aperto fino alle ore 22 e quindi sarà possibile visitarla da parte di più visitatori. Da Palermo a Parigi fino in Germania, i reperti di Giardini Naxos, su cui per oltre un secolo è calato il silenzio, sono tornati alla luce anche grazie al lavoro di Flavia Frisone, docente di antichità greche dell'Università del Salento. Una mente pensante che aveva la disponibilità di pezzi antichi, la disponibilità di modelli, scrittori, iconografici, insomma in qualcuno che ha progettato una grande beffa. È arrivata al British Museum, che è arrivata in Germania, sia all'Istituto di Corrispondenza Germanica, sia ai dotti delle università tedesche che erano in contatto con gli archeologi siciliani e che ha fatto un grande scandalo a suo tempo. Un grande scandalo accompagnato da una iscrizione ben precisa, tradotta, che ha un significato particolare. Sì, un'iscrizione che era pensata per non essere mai decifrata e alla fine rivelava l'inganno. Ogni suvachima li pans, il motto della giarrettiera, che indica boh fregato. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.